Cari amiche, cari amici del vinile e soprattutto del Record Store Day, siamo qui con questo video per parlare di quali saranno le uscite della seconda giornata del Record Store Day 2021, seconda giornata che è fissata al 17 luglio 2021. Non sono da solo, fortunatamente, ma con un ospite speciale che i più affezionati della community conoscono già. Sto parlando del grandissimo Fabio Laguardia di Firefly Audio. E aspetta che ti faccio vedere, perché altrimenti non ci sei. Eccoci qua. Ciao John e ciao a tutti gli amici della community. Come stai, Fabione? Molto bene, grazie. Tu? Ottimo, ottimo, tutto a posto. Ieri sera l'hai vista la partita? Ovvio, ovvio. Quanto hai goduto? Tanto, in silenzio, perché mio figlio dormiva durante i rigori. No, no, io ho gridato, io esulto per un disco, figuriamoci per una partita dell'Italia, quindi ho svegliato tutti e mi hanno mandato tutti a quel paese, però insomma succede così raramente che andava, ne valeva veramente la pena. Allora Fabio... Che rigore ha tirato Jorginho? Mamma mia, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Io guarda, quando ha fatto quel rigore ho detto solo Totti potrebbe tirare un rigore del genere, che Totti fece il cucchiaio, no, contro l'Olanda nel 98, quello non è un cucchiaio, però insomma è un rigore con due attributi così. Quanto ho esultato, non ci credevo. Bellissimo, bellissime emozioni. Comunque, venendo a noi e parlando di cose spicciole ma anche bellissime come la musica e il Record Store Day, siamo qui dopo aver fatto la prima giornata come avevamo fatto l'anno scorso, facendo vedere insomma i miei acquisti grazie alla collaborazione con Firefly Audio. Siamo qui per dare un'infarinatura, no? Per la seconda giornata, perché almeno diamo la possibilità a tutti quelli che seguono il canale e che seguono il negozio Firefly Audio, soprattutto per la sua sezione online, di non rimanere a bocca asciutta. Perché parlando con Fabio, giustamente, cosa mi avevi detto Fabio? Come mai è nata questa live? Ho detto proprio questa cosa, soprattutto per la community, perché mi è dispiaciuto molto far rimanere tantissimi ragazzi della community senza vinili, perché... Ovviamente adesso l'internet è diventato molto più veloce di quanto lo è già abbastanza, e quando è arrivato il Record Store Day quasi tutto era terminato in pre-order, quindi ti ho chiesto, infatti subito dopo, il giorno dopo ho detto sì, per il prossimo almeno andiamo anche noi tra virgolette in pre-order, in modo tale che almeno chi ha voglia di acquistare il suo disco riesca a portarlo a casa. Sì, gli diamo qualche giorno in più, insomma, per consentirgli di farsi un'idea su cosa spendere, quanto spendere, eccetera, eccetera. Proprio per questo ti chiedo, cosa hai già venduto di più in pre-order per la seconda giornata? Bella domanda. Dai dati posso dirti che il più venduto e richiesto è stato Luca Carboni, il disco quindi di Luca Carboni, che ne è uscito già uno nella prima giornata, subito terminato, anche questo sta terminando, il terzo disco suo nella versione numerata e autografata, Matt Bellamy, dei Cantate dei Muse, il suo primo progetto da solista, e poi via via anche moltissimi italiani, fortunatamente, cosa al contrario della prima giornata, e tante cose pizzicate qua e là. E invece per quanto riguarda la prima giornata, quella di giugno, cos'è che hai venduto di più? La prima giornata abbiamo sicuramente Amy Winehouse, ma era scontato, a sorpresa grazie al canale Rage Against the Machine, okay. Ovviamente i Police, che sono partiti lenti e poi sono esplosi, ovviamente a causa del loro costo, perché molti volevano comprarli per forza tutti e due, Sì. Poi gli altri si sarebbero potuti stravendere tanti, ma non ce n'erano materialmente, non c'erano fisicamente. Tear for Fears, Lazio Drum, piuttosto che Elton John, molti veramente ne sono arrivati davvero pochi per poter fare grandi numeri. Ecco, diciamolo però, perché è importante, perché magari chi non è proprio sul pezzo queste cose non le sa, ma non dipende da Fabio o da Firefly Audio. Dillo Fabio, dillo. No, esattamente, non è colpa nostra. Noi mesi prima facciamo delle programmazioni che ci chiedono le aziende e a cui noi diamo dei numeri, ovviamente molto gonfiati, perché sappiamo già che dopo poco vengono
tagliati. La cosa più allucinante è che al giorno prima non sappiamo esattamente cosa ci arriverà e se ci arriverà, ma soprattutto, e posso dare degli esempi come Charlie Parker piuttosto che Gorillaz, molti vengono spostati improvvisamente alla data successiva o cancellati il giorno prima, e quindi si rimane noi in difficoltà, mettendo in difficoltà tutti i clienti che l'avevano già scelto e selezionato. Però questa cosa è ovviamente non è una colpa nostra, anche se siamo vicini a voi. Per questo, infatti, Johnny, perdonami se mi rubo un altro secondo. Prego, prego, sei qui apposta. Sulla pagina, spesso nella sezione Record Store Day trovate alcuni vinili che sono senza fotografia. Quelli sono lasciati così apposta per due motivi. La prima, la copertina non è ancora ufficiale. E secondo, davvero non è detto che arrivino. E ecco un esempio qui che si vede. Vediamo questi alcuni. Aspetta che riapro. Sono ritornato in home page. Ecco. Fabio si riferiva a queste, esatto. Questi dischi dove non vedete la foto. Sì. Copertina ancora non dichiarata ufficialmente e oltretutto non è sicuro che arrivano, anche se sono tutti quanti in ordine per noi, però ormai le aziende danno veramente i numeri e soprattutto il vinile dà i numeri ultimamente, quindi è facile capire cosa e perché arriva. Sì, la soluzione, Fabio, è scriverti o chiamarti, sì, chiedendoti... E pregare. E pregare fortissimo. Fortissimo che arrivano, perché per dirti, ne dico una, che può piacere, non può piacere. Prendiamo Mogwai. Mogwai sì. È uscito nella prima data, è stato un mistero. Qualcuno l'ha ricevuto, qualcuno non l'ha ricevuto. Noi l'abbiamo ricevuto 2 settimane e mezzo dopo che era già finita la prima giornata. Stillwater mi è arrivato 2 giorni fa, quindi veramente cose un po' fuori di testa. Quindi a volte i titoli scontati, i titoli banali, quelli dove la tiratura si dice tiratura limitata 25.000 copie, non è limitata perché 25.000 copie sono un'eternità, su quelli andiamo sicuri. Ma 500 copie come era Divide Project sì. Di Demetrio avrebbe potuto vendere tanto, ma 500 dischi come fai a venderne tanti? Io ne ho avuti 2 o 3, ne ho recuperato un altro dopo, però i numeri non te lo permettono, le tirature non ti permettono di fare dei numeri. Esattamente, e anzi devo dire che io, insomma, che viaggio su online sia per, diciamo, lavoro che per passione mia, devo dire che Firefly è uno dei negozi in Italia più fornito dal punto di vista del Record Store Day. Questa è la verità, perché io da anni, vabbè, ancora prima che nascesse il canale, bazzico un po', e quindi devo dire che ho trovato tanti titoli come cliente che non ho mai trovato da nessuna parte. Quindi questo è un plauso che va fatto a Fabio e a tutto il suo staff. Grazie. A proposito di questo, vorrei chiederti, per chi non ti conosce, come nasce, quando nasce Firefly Audio, come mai questo nome e, insomma, quello che vuoi aggiungere, ecco. È sempre bello rispondere a questa domanda e lo faccio sempre con piacere. Allora, Firefly nasce circa 40 anni fa ed era un vero e proprio negozio di dischi, soltanto un negozio di dischi. Infatti il nome Firefly viene proprio, sia il nome Firefly che il vecchio logo viene proprio rubato da un disco, che è il disco degli Uriah Heep, che si chiama Firefly, un disco che è uscito nel 1976, e quindi da là abbiamo preso il nome, ha preso mio padre il nome del negozio, ed era un negozio che vendeva prettamente dischi. Poi le epoche sono cambiate, ci si è trasformati col negozio, da negozio di dischi si è diventato un negozio di strumenti musicali, poi un negozio di audio, installazioni e di tutto il resto. E via via il materiale stampato, che poteva essere il vinile, poi il CD, è stato piano piano il settore diminuito, fino ad essere addirittura cancellato dal nostro negozio. E soltanto nel 2016 abbiamo riaperto questo spazio, cercando di dare la possibilità agli appassionati di ritornare sul vinile. E poi abbiamo seguito il periodo ovviamente è stato importante per il vinile, quindi
la nostra crescita è stata anche data dalla crescita dello stesso, sempre del supporto che ha avuto in questo periodo, che sta avendo una crescita importantissima a discapito del CD, ma nello stesso momento pari a quello della musica liquida. Ovviamente il tutto spesso sembra assurdo quando io lo racconto, ma deriva anche dalle cause, si parte addirittura da lontano, ma dalle case automobilistiche, dove non essendoci più il CD all'interno dell'autovettura, ovviamente se uno dovrebbe ascoltare un supporto in casa soltanto, piuttosto che ascoltare il suo CD, ascolta il vinile e prova delle emozioni diverse. Che poi sia meglio o peggio, quello è un'altra, sì, vabbè, un'altra quella... live, faremo un'altra live su cui, sul quale dire. Su cui tutti si picchieranno, perché è un argomento sempre molto dibattuto. E noi, siccome siamo politicamente corretti, ci asterremo da qualsiasi tipo di commento. Sì, poi guarda, per me sfondi una porta aperta, per me non esiste quello migliore, ma quello preferito. Certo, abbracceremo tutti gli amanti del CD, tutti gli amanti del disco, ma soprattutto anche tutti gli amanti della musica digitale. Sì, sì. Nessun problema. Senza nessun problema. Senti, anche se lancio una bomba enorme, sperando che non esploda il negozio. Tutto. Vai. E vogliamo parlare degli amanti delle cassette? Ah, guarda, ne... parlavo qualche giorno fa in un video. No, perché nel Record Store Day prima uscita ce ne sono state alcune. Nella seconda data ce n'è una importantissima. Ecco, bravo, mi dai proprio il gancio per partire con i titoli. Aspetta che vado sulla schermata, la condivido, così la vedono tutti oltre a noi. Aspetta un secondo, eccoci qua, Firefly Audio, benissimo, adesso dovrebbe essere visibile a tutti. Non mi ricordo se è nella eccola qua, è proprio nella prima schermata della sezione Record Store Day del sito di Firefly Audio, che lo ricordo è www.fireflyaudio.it. tanto lo vedete, c'è un banner gigante appena arrivate. Grazie. Con scritto Record Store Day 2021, cliccate lì, e questa è la prima schermata. E c'è proprio una musicassetta dei Pearl Jam, Alive, che è il primo singolo dei Pearl Jam che nel 2021 compie 30 anni, cosa? Il debutto dei Pearl Jam, ossia Ten, dove Alive è compresa, e ci sarà la versione in cassetta e in vinile, giusto Fabio? Sì, in cassetta e in vinile. E io ti ho chiesto di mettermi da parte quella in vinile, perché so che, insomma, andrà a ruba. Perché non hai la matita, Ti ricordi la matita che tu mettevi dentro per avvolgere il naso? Allora, siccome hai perso tutte le matite, adesso vabbè, dammi il vinile lo stesso. Esattamente. Per tutti, guarda, gli amanti della community, sappiate che non impazzite per questa cassetta, che se ne arriveranno due o tre, sarà anche tantissimo. Quindi è inutile che oggi perché... andiamo a prendere mille cassette. In effetti sì. Cosa curiosa da dire della versione in vinile di Alive, è un vinile singolo, è un 12 pollici, sto leggendo la nota che mi ero scritto, è un side-etched. Cosa significa? Che ci sono quattro brani sul lato A e il lato B non è inciso, ma c'è, di solito c'è un rilievo. Io immagino, non l'ho visto, ma immagino che ci sia in rilievo la grafica che vediamo. La grafica del vinile. Sì, ricordo l'ultimo, ne hanno fatti tantissimi, però l'ultimo che mi ricordo così era bellissimo, era un 7 pollici dei Coldplay, e dove dietro c'era un disegno veramente molto bello. Però per Gem sarà così, quindi con un lato B a rilievo, non so esattamente cosa sarà, ma anche la copertina di queste per Gem non è ufficiale che sia questa, però ovviamente si parla che sia questa. Quindi non abbiamo... Sì, sì, certo, poi potrebbe cambiare all'ultimo minuto, adesivi più o meno, eccetera, eccetera. Sempre rimanendo sulla prima pagina, che scorreremo insieme per vedere cosa c'è di interessante. Adesso, vabbè, c'è quello dei Genesis, che però era della prima giornata, che è durato il tempo proprio un soffio, subito esaurito. C'è questo vinile che questa mi dicevi, chicca. Questa chicca. Dimmi un po'.
Allora, questa è una chicca che esce soprattutto perché, poi ne parleremo dopo, esce un altro dei Queen. Quindi Freddie Mercury per cosa l'hanno fatto? Per festeggiare l'ipotetico 75esimo anno di Freddie Mercury. Quindi ci abbiamo un brano, il brano che nel disco è da un lato nella versione normale, dall'altra parte strumentale. Love brano... me like there's no tomorrow. Amami come se non dovesse esserci un domani, dovrebbe essere un esatto. Esatto. E no, vabbè, bellissimo. È vinile di pasta rosa ed è molto bello. E anche questo è stato già molto apprezzato in pre-order, soprattutto per il prezzo e soprattutto in accoppiata anche all'altro disco che parleremo, che è quello dei Queen. Che è quello dei Queen, immagino, beh, immagino. Beh. I fan dei Queen in Italia sono tantissimi. Tantissimi, infatti. Per Gem l'abbiamo già visti, si va su questo titolo che a me intriga da morire, perché c'è questo 10 pollici dei Suicide, un gruppo di culto, un duo, Martin Rev e Alan Vega, che sono questi due brutti scefi che vedete in copertina. Certo. Cos'è Cherie? Cherie è un brano contenuto nel loro debutto, Suicide, se non sbaglio, vado a memoria perché non ho controllato, del 1977, un disco storico, un disco di culto, epocale, seminale, insomma, da cui anche Manuelone Agnelli ha preso proprio a piene mani per il suo album, com'è che si chiamava? No, non è, dove c'era non è per sempre, adesso non ricordo il titolo. Comunque quel disco là, un brano è proprio la copia spiccicata di una canzone dei Suicide, una intro, non tutto il brano. E quindi questo ho detto a Fabio, mi raccomando, anche se non te lo chiederà nessuno, questo è mio. Poi questo qua però è della prima uscita, infatti eccolo qui. Eccoci qua, aspetta che vai. Ti dicevo, no, questo è già uscito nella prima tornata, è un 10 pollici veramente molto bello, molto apprezzato, questo è il tuo, quello che ti sto tenendo qui da parte. Sì, perché nella prima giornata già avevo fatto un po' incetta, questo era rimasto fuori perché c'erano altre priorità, però visto che insomma questa seconda giornata ho scelto altro, l'ho fatto rientrare. Torniamo un attimo qui sulla schermata, andiamo alla pagina 2, naturalmente poi andatevi, noi non faremo vedere tutti i titoli, altrimenti ci stiamo una giornata, abbiamo fatto una selezione insieme io e Fabio, poi con calma vi andate a vedere tutti quelli che sono sul sito. Per qualsiasi cosa ricordate che potete chiamare in negozio, tanto il numero di telefono è qui sotto in descrizione, potete scrivere una mail, insomma Fabio è sempre disponibilissimo per chiarire tutti i vostri dubbi, Fabio? Certo. Perfetto. E sarà solo un piacere per me farlo. Perfetto. C'è anche questo qui, sempre questo qui di Robert Plant, è sempre della prima giornata, sì, vero? Sì, prima giornata dovrei averlo qua forse al volo se lo riesco a prendere. E allora, stessa pasta di Status Quo, ok? Eccolo qua, l'ho preso al volo. Stessa pasta degli Status Quo che abbiamo presentato, quindi sempre Live at Snowboard, scusami. Un EP sì, del 1990. Un EP vivo, una chicca. Io consiglio a tutti quelli che non l'hanno recuperato di farlo, perché a parte la grandezza di Robert Plant, è veramente, scusami un secondo. Dicevamo, è veramente una chicca da recuperare per il prezzo, perché ti porti a casa un EP bellissimo di Robert Plant, un artista magnifico, e soprattutto anche molto bello da ascoltare, va via facile, perché ovviamente quattro canzoni, due da un lato, due dall'altro, un bel EP, un bel regalo per il Record Store Day. E sei a posto con quattro pezzi, vai via agile, per tutti quelli che non hanno tempo, è un bello oggettino. C'è anche un altro bello oggettino, questo qui, che ti faccio vedere, Fabio, che mi ha intrigato parecchio, anche se non sono amante del picture disc, però questo qui è The Rolling Stone con la linguaccia, con i colori, c'è anche la bandiera, si vede, la bandiera del Brasile, perché? Perché contestualmente all'uscita del live at Copacabana dei Rolling Stones hanno fatto per il Record Store Day questo picture disc dove ci sono due canzoni, sempre dal vivo naturalmente, da quel concerto, quindi eccolo qua, ce l'ha il grande Fabio. Sempre, già questo nella prima uscita,
te ne racconterei miliardi di quante ne ho ricevute per questo disco, perché giuro, venuta la gente in negozio, ma sei sicuro che sono i Rolling Stone? Ma non era rossa la lingua? Sì, ho detto sì, ma perché è colorata così per un motivo, è colorata così per un motivo. Sì, però ma davvero? Vado a leggere bene, leggi bene, che ti devo dire? Copacabana, io vi chiederei solo di andare a vedere, e li trovate su YouTube, i video di quel concerto. Mamma mia, aspettavo. Credo di aver contato più di 14 LED duole maxi schermi lungo la spiaggia, ma l'uno era lontano dall'altro, almeno 800-900 metri. Lì è uno dei concerti gratuiti più grandi che ci siano mai stati nel mondo. Oltre un milione di persone. Ma poi la gente in acqua, ma che arrivava, cioè, era già in Africa, era della grande, non lo so, quanta gente c'era, era impressionante. Ricercate quei video se non li avete visti e guardate che significa un milione di persone che insieme ascoltano un concerto. Bello. Davvero, bello, davvero, davvero. Davvero. Allora, il Rolling Stone, tanto lo farei vedere, ne esce anche un altro. Che è nelle ultime pagine, nelle ultime schermate della sezione Record Store Day, andando a memoria, ma tanto lo troviamo. Quindi ne riparliamo dei Rolling Stones in versione tradizionale e non picture disc. Qui cosa troviamo? Vediamo. Ecco, c'è il vinile dei Pearl Jam, su cui abbiamo già detto. Per chi apprezza Jamiroquai, il pop dance di Jamiroquai, questo è un bel singolino da recuperare. Everybody's Going to the Moon, è sempre stile Jamiroquai, naturalmente. Certo. È un bello oggettino, una bella copertina. Questa esce il 17 luglio. Fabio, scusami la curiosità, hai già ricevuto qualcosa o è sempre troppo presto? Di solito quando te li mandano i titoli? 3-4 giorni prima. 3-4 giorni prima. Sì, diciamo il 17, anzi, nota importantissima, ricordate, se volete che io vi applico lo sconto di vinilicamente, che adesso vi spiego qual è, il 17 luglio è il mio compleanno, se non mi fate gli auguri ovviamente niente sconto, cioè normale, no? Normale sì. No, di solito i più veloci nelle spedizioni sono la casa editrice Warner, che arriva già il lunedì. I più lenti è invece la casa editrice Universal, che ha molti più titoli, anche più, diciamo, più commerciali, e quindi molto più difficile le spedizioni, che arrivano il giorno stesso, ma soprattutto sono obblighi contrattuali, nel senso che la Universal è molto più stringente con i contratti, e quindi per paura che vengano messi in vendita il giorno prima o due giorni prima, li fa rimanere in deposito al corriere e non li consegna. La via di mezzo è Sony, che però ci obbliga, nel senso che noi, anche se li abbiamo in negozio, non possiamo vendere da contratto. Ho capito. Questo è sempre interessante da sapere per un appassionato, sicuramente. Poco a poco sotto Jamiroquai. Eccoci qua. Quella a fianco ai... eccoli qua, benissimo, bravo. Questo qui dei Queen, no? Volevi dire? Esatto, sì, sia questo che anche l'altro a fianco. Questo è Queen, bellissimo, è un EP da non confondere con il disco uscito a ottobre 2020, perché la stessa copertina è uscita già a ottobre 2020, ma era un album completo, sempre del Live at Around the World, credo di non sbagliare. Invece questo è un EP con 5 brani, di cui un brano inedito, è sempre di alcuni concerti fatti tra il 2014 e il 2018, e il brano inedito invece dovrebbe essere un concerto del 2015, che non è mai stato inserito nel disco Live Around the World. Ok, senti, siccome tanto lo chiederanno nei commenti, quando vedono questa scritta qui attualmente non è disponibile, che significa? Questo in particolare di Queen dovrebbero, nel senso che ne abbiamo ordinati 10 pezzi circa, ne sono stati già venduti, ne vengono caricati sul sito soltanto la metà. Perché non si sa quanti ne arrivano, quindi 5 sono stati caricati e sono già stati venduti.
vuol dire che effettivamente non sappiamo se riusciamo, non ci sta, e in questo momento non sappiamo se riusciamo a darlo. Quindi quando leggete la scritta attualmente non disponibile, è preferibile chiamare. Perché? Perché i in generale da catalogo, quelli che vedete dietro di me, che state vedendo, Litfiba, il nuovo di Rino Gaetano, Rita Frank, quelli riesco sempre a recuperarli. Quegli altri del Record Store Day, le edizioni limitate, non è detto che ci riesca, o soprattutto se poi dobbiamo andare con l'importazione, potrebbero subire degli svarioni enormi di prezzo, certo. Perché molta gente il giorno dopo l'acquisto dà i numeri all'otto o alla lotteria degli scontrini o alla lotteria di John o alla lotteria di chiunque, che cosa si voglia dire. Quindi i vinili normali arrivano a dei prezzi fuori di ogni tempo. In questo momento, Queen è finito. Mi fermo solo un secondo, non ne abbiamo parlato. Quel vinile a fianco, Gianco Gianco... Aspetta che ci torno, aspetta un secondo. Allora, eccoci qua. Gianco Gianco. Questo è un Record Store Day bellissimo, della prima uscita, un Record Store Day UK. È una versione un po' remissata di un disco famosissimo, Django Django, molto 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 interessante. Nella versione, vedi, queste versioni spartane, perché i remix UK di solito escono così, vengono presentati così, e stiamo iniziando a capire anche un po' il mercato inglese, perché anche se soffre molto con il fatto delle importazioni, abbiamo importato qualche pezzo quest'anno, tra cui questo, per capire quale risposta posso avere sul mercato italiano, ovviamente dal canto del nostro piccolissimo impatto sul mercato italiano. E quindi questo titolo ve lo consiglio, soprattutto se conoscete già l'album Django Django e magari vi piace così tanto da voler provare l'emozione della versione remix. Perché no? Perché no? Allora, andiamo alla pagina 4. Certo. Andiamo alla pagina 4 con... Vediamo un po' qui cosa mi ero segnato. Allora, mi sono appuntato qualcosa per argomento Italia e Progressive. Allora, intanto mi dicevi Exploadian, Oxa, stravenduto, già finito, no? Sì, esatto. Poi, Alberto Radius, vedo... No, okay. Ivano Fossati, Radius, Formula 3... Formula 3 con Desire, la Rettore, la grandissima Rettore. Poi, se non sbaglio, nella pagina successiva ci dovrebbero essere anche altri titoli legati comunque al eccoli qua, al Progressive italiano. Il grandissimo Tony Esposito, premiata Forneria con Photos of Ghosts. Eccolo qua. Qui c'è Carboni. Questo qui di luglio o di giugno, non mi ricordo. Questo è quello di luglio di cui parlavamo prima, questa è la versione, questo è Luca Carboni omonimo, è il terzo album. Esattamente. È il terzo album del grande Luca Carboni, ed è famosissimo perché questo album è stato, adesso sembra per noi niente, però quando è uscito questo album è stato uscito anche in Germania e Spagna. In Spagna uscì anche in lingua spagnola, ed è l'album famosissimo per la canzone Farfallina, e Silvia lo sai. Fantastico. Un album bellissimo, ovviamente anche questo vedete che già attualmente non disponibile, perché è già stato tutto venduto in pre-order, però chiamate, vediamo se dal cilindro magico facciamo uscire qualche pezzo. Poi, per quanto mi riguarda, c'è questa chicca di Björk, che è praticamente una canzone che lei ha rifatto con il coro con cui cantava all'inizio della sua carriera. Lei ha iniziato da bambina praticamente, quindi è una chicca ovviamente per i fan, gli ultra fan di Björk. Bellissimo. Però, dimmi. Bello questo. Però questo è uno di quei dischi dove doveva uscire a febbraio, poi no, esce al Record Store Day prima giornata, no, esce nel Black Friday, no, esce alla seconda giornata. Uscirà? Questo purtroppo, Fabio, è una cosa che abbiamo visto, abbiamo già commentato tra di noi. C'è anche l'altro aspetto, ossia le uscite doppie, triple, come è successo per i Litfiba. Vuoi raccontarlo te? Di che devo raccontare?
che bello racconto. Ma si può, ma si può fare uscire l'esio drum nero e giallo identico, uno è recorso D, uno è normale. Allora, e qual è il recorso D, qual è normale, qual è il recorso D, uno costa di più, uno costa di... Desaparecido. Impossibile da trovare, svanito nell'aere all'improvviso, appena uscito, esce nel recorso D. 17 re, io che cosa dico a tutti i miei clienti che hanno comprato 17 re, ma mi sono venuti in negozio, Fabio, ma abbiamo saputo che esce nel recorso D, ho capito. Sì, perché poi no, le solite domande che giustamente un appassionato si fa, le fanno anche a me, come a dire, no, ma cosa succede? Ragazzi, io purtroppo, io non lo so, Fabio non lo sa, perché sono cose che gli dicono da un giorno all'altro. Esatto, ma a me quello che più mi è dispiaciuto è stato proprio, cioè dispiaciuto, mi ha lasciato così, perché comunque ti saltano degli equilibri, però è stato l'esio drum nello stesso giorno, è uscito normale e recorso D. Non ha senso, ma soprattutto non ha senso in maniera commerciale in negozio, perché cerchi, cioè veramente non sai quale proporre, perché uno poi è limitato, ma anche l'altro è limitato, uno perché è giallo e uno perché è nero. È stato veramente un po' difficile affrontare questa cosa, perché poi non tutti i Litfiba sono della stessa casa editrice, quindi c'è uno scontro fra di loro. Sì, Sony e Warner. Esatto, fra Sony e Warner, che ognuno fa il lancio del disco contro l'altro. E ne vedremo delle belle ancora. Penso di sì, io lo dicevo in qualche commento rispondendo a qualche amico della community, io quando posso, quando ho avuto l'occasione di parlare con qualcuno che lavora in queste etichette, gli ho sempre detto che non si può tirare la corda perché poi alla fine si spezza. D'accordo. Cavalcare il mercato, siamo tutti contentissimi che il vinile sia rinato, però occhio a non speculare troppo. Esatto, apro una parentesi, la apro e la chiudo in veramente in 30 secondi. È una parentesi leggermente commerciale, però la devo dire, perché soprattutto per non spaventare gli amici della community, che sono gli amici a cui noi teniamo un po' di più. Il catalogo Warner nei prossimi giorni subirà un aumento in maniera spropositato, che soprattutto in dei artisti molto conosciuti come sono i Led Zeppelin e tanti altri artisti, però mi soffermo proprio sui Led Zeppelin. I Led Zeppelin effettivamente, per chi li conosce, per chi li compra, sapete che i vinili delle Zeppelin sono quelli più che si possono comprare, perché ancora si trovano 19-20 euro e tutto. Esatto, ma ciò finisce oggi, domani, il giorno 8 luglio, il disco Coda, faccio un esempio, che costa 22-23 euro, da dopodomani lo troverete in vendita a 55 euro. Quindi questo è l'aumento, non è, parliamo più dei 2-3 euro. La motivazione la sai? Oppure... Non lo sappiamo, però quello che volevo dire, veramente non lo sappiamo, perché non è giustificato un aumento di 2 euro, 3 euro, è il costo del trasporto, cambiano le cose, ma 30 euro non si sa qual è la giustificazione. Sarà che il prezzo era fermo agli anni 80, ok, bene, però era meglio farlo graduale piuttosto che fare 30 euro di aumento. Ovviamente a volte, quando, Johnny, ti dico la verità, anche io quando prendo un Led Zeppelin 3 doppio LP, un artwork pazzesco, una copertina interessante, tutto, lo vai a dare 19 euro, rimane un po' così, dici, ma sembra strano. Visto gli standard di oggi. Esatto, visto gli standard di oggi, però 50 diventa eccessivo. Quindi... Guarda Fabio, non sapendo niente di questa cosa, spero che siano delle re-release, delle nuove ristampe, qualcosa di diverso rispetto alle stampe che ci sono attualmente in giro. Spero che sia qualcosa di diverso. Speriamo, però purtroppo il codice a barre è quello, non è cambiato. Questa non è una bella notizia. E quindi quello che dico è a tutti gli amici della community: il catalogo Warner è nella nostra discografia, è nel canale di Johnny, e dove volete voi, se avete interesse nel catalogo Warner, muovetevi in questi giorni, perché poi rimarrete delusi. Però noi avevamo già comunicato il quantum, diciamo.
Allora, dopo questa bella notizia, io vi faccio vedere questo bel live che, intanto me lo faccio mettere da parte, poi lo recupero. È un live dei Ramones, Triple J, live at the Wireless Capital Theater. Di cosa si tratta? Si tratta di, ovviamente, band leggendaria Ramones per tutti i punk rockers che sono in ascolto. È una performance registrata in Australia durante il loro End of the Century Tour nel 1980. Ci sono 23 brani e sono 13.000 copie, ma in tutto il mondo, quindi insomma non sono tantissime. Occhio che i dischi dei Ramones vanno sempre a ruba e poi il giorno dopo li trovate non al doppio ma al triplo del prezzo su Discogs, quindi se vi interessa capisci a me. Poi allora andiamo avanti. C'era anche un altro titolo dei Ramones, credo di Joey Ramone, della prima giornata. Allora, però ovviamente prima giornata, ovviamente inutile sì, dire sì, che la giornata è già esaurito da un pezzo. Parliamo di polvere, parliamo. Allora, qui c'è un picture dei Cure che questa è della prima giornata, però, Faith, aspetta che vengo su di te. Eccoci qua, Fate della prima giornata. Questo è uscito a giugno per il quarantennale di Fate, perché vabbè, prosegue tutta la serie di ristampe dei picture disc dei Cure, della loro discografia. Questo qui è uscito in origine nel 1981. A luglio uscirà invece, adesso sarà in qualche pagina successiva probabilmente. A luglio uscirà invece Wild, aspetta che me lo sono segnato ma a mente non me lo ricordo mai. Allora, Wildwood Swing per il 25ennale, perché è uscito in origine nel 1996. Anche quello picture disc, anche quello se siete fan dei Cure o amanti del picture disc in generale, mi raccomando, perché sono articoli che vanno spesso a ruba. Quella lì di Fabio è l'ultima copia, quindi quella che ci ha fatto vedere prima, quindi fate voi. Qui c'è una ristampa di Lucio Dalla, Il giorno aveva 5 teste, RCA, sì. Quindi Sony, a uscita a giugno se non sbaglio, vero? Sì, a giugno. È un disco di Dalla, ovviamente ce lo racconterai tu, molto importante, però veramente di nicchia. Non ha avuto un exploit rispetto ai comuni dischi di Dalla, però come quello fatto con i Geniali, sono dischi un po' più di nicchia, però veramente molto interessante. Lo consiglio per tutti gli amanti soprattutto della musica italiana. Rory Gallagher esce. Doveva uscire a giugno, l'hanno spostato a luglio. L'hanno spostato. No, questo lo doveva uscire per forza perché il volume 2. Esattamente, il volume 1 è uscito l'anno scorso, l'abbiamo fatto vedere l'anno scorso nel video. Cleveland Calling è sempre la serie di live registrati nella radio di Cleveland, solo che quello era acustico, questo è elettrico e quindi mi intriga molto 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 di più. Anche se Rory Gallagher è sempre un grande, ma io lo preferisco di gran lunga quando elettrizza la sua chitarra. Poi qui in questa pagina altre cose interessanti come Chemical Brothers, Bastille, anche Mango. Però ripeto, andatevi a sfruculiare tutte le varie pagine del sito di Firefly Audio, perché troverete qualche chicca come questa degli Avion Travel, un disco del 1993, Opla, del grande Peppe Servillo, che è lui, fratello dell'attore Tony Servillo, per intenderci quello del Divo, ok? Grandissimo attore, Peppe Servillo, cantante e attore, e band del grande Fausto Mesolella, che purtroppo adesso suona in altri posti più elevati rispetto a noi. Poi altre cose, vabbè, Enzo Avitabile, Miles Davis, qui c'è anche qualcosa che è già uscito a giugno, quindi approfittatene, perché se lo trovate disponibile approfittatene adesso. E a proposito, visto che ci siamo, sul sito di Firefly Audio, come vedete, io sono qui alla sezione vinili, vedete che ci sono le pagine dedicate alle scorse edizioni, quindi spesso trovate
titoli che sono in offerta speciale a un prezzo speciale, come è stato per il cofanetto che vi ho fatto vedere di Lucio Battisti, sono naturalmente pezzi in esaurimento, perché finiti questi non ce ne so più, è vero Fabio? Quindi, sì, quelli sono 2017, una paginetta, quelli sono. Appunto, quindi insomma, se vi interessano, visto che ci siamo, io non me li farei scappare. Qui c'è anche il bandito Morricone, con gli occhi azzurri, con Morricone. Qui ci sono titoli provvisori, andiamo alla pagina 10. C'era qualcosa che mi era appuntato, vabbè, i Blue Tones, il grande Elton John, i Rage Against the Machine che abbiamo visto nel primo video. Purtroppo devo dire una cosa, io ancora non l'ho ascoltato, qualcuno della community mi ha detto che è una registrazione non all'altezza, questo mi dispiace perché comunque i Rage sono sempre grandi, però insomma hanno venduto uno sfracelo. Sì, anche ci sono alcuni che purtroppo non hanno queste registrazioni spettacolari, però ovviamente dipende un po' da come viene inciso e da tanti altri fattori, nel senso ormai siamo anche i nostri orecchi abituati alla Speedmaster, quindi sì, infatti quando insomma l'incisione non è proprio pazzesca, esatto. Questa è stata presa, quella del DVD, insomma, però io ti devo dire, io che l'ho preso, come sono comunque contento, perché è un oggetto a cui tengo, è una band a cui tengo, mi va bene comunque. Allora andiamo avanti, qui c'è un grande Showman disco 2. Showman 2 del grande James Senese. Cosa sono gli Showman 2? Sono l'evoluzione degli Showman, quindi sì, soprattutto James Senese, tutto è parlato in prima uscita. Bravo, e anche del grande batterista Franco Del Prete, album uscito nel 72. Questo gli ho detto, Fabio, mi raccomando, questo ci tengo, mettimelo lì, perché ci siamo capiti. Io sono un appassionato di Napoli Centrale, Genzinese, eccetera, eccetera, e chi mi segue lo sa. Poi andiamo avanti con altri titoli molto rapidi. Ecco, qui c'è il titolo dei Cure che vi avevo fatto vedere, che vi avevo accennato prima, The Wild Mood Swings, Picture Disc. C'è un best of dei Cranberries colorato, già uscito in versione tradizionale qualche anno fa, Stars, però questa è versione colorata. È una bella idea regalo, perché i Cranberries fanno sempre presa e vendono sempre uno sbotto. Poi andando avanti veloce, perché voglio fare anche qualche altra domanda al nostro amico Fabio. Questo è il disco preferito di Fabio, mi diceva, questo di Zucchero. Want the Spanish. Sì. Sai che, di che cosa ho paura di questo disco? Dimmi. Quando finirà, lo la gente lo salatissimo. Perché un anno dopo l'uscita, tutti, ma c'era quel disco di Zucchero, Doc? Costa di Dio. Però infatti, era qua infatti a piangere il disco, capito? Infatti. Quello bello, però purtroppo è in tutto in spagnolo, un po' alla Laura Pausini, un po'. Sì. Solo per ultra fan. Per questo dico sempre, se vi interessa un titolo, compratelo subito, se ci avete la disponibilità, chiaramente, perché poi altrimenti non lo trovate più. Poi c'è il grande Lou Reed, grandissimo Lou Reed, questo l'ho preso anche io, Set the Twilight Reeling, se non sbaglio questo è per il 25ennale, aspetta un secondo che cerco la nota, esattamente, 25ennale, 9.000 copie in tutto il mondo, quindi insomma Fabio ce n'ha qualcuna, però insomma affrettatevi, c'è un bellissimo live, dimmi. Di nuovo, devo dire anche di Lou Reed, capisci a me, perché Lou Reed è inutile che mi chiedete la settimana dopo Lou Reed, non, è una domanda impossibile da rispondere una settimana dopo. Lou Reed, ecco, è veramente Lou Reed. Ecco, ci siamo capiti, per chi vuole capire. Poi c'è un bellissimo live di Aretha Franklin in Philly, Philadelphia, insomma, 2x12 pollici, quindi due vinili 12 pollici, a un ottimo prezzo, quindi approfittatene. C'è questo Alternative Takes di Deja Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, la versione deluxe è uscita qualche mese fa, questa è una pubblicazione apposta per il Record Store Day 2021, per i fan di Young, insomma di quella musica, del classic rock di quegli anni, quindi fine anni 60, inizio 70, è un best buy, insomma un must have.
Iggy Pop era uscito, se non sbaglio, a giugno, vero? Certo, certo. E poi si va su un titolo che a me interessa molto perché amo particolarmente questo artista, purtroppo mai troppo ricordato in vita, che ormai c'è già salutato da qualche anno, John Martin, grande amico di un altro artista che ha trovato fama solo da morto, ossia Nick Drake. Questo cos'è? The Church with One Bell. È un disco fatto di cover, cioè lui che interpreta canzoni che gli stavano particolarmente a cuore, tra cui Randy Newman, Dead Can Dance, Ben Harper e Portishead, tra gli altri. 2000 copie in tutto il mondo e una arriverà nello studio di Johnny, grazie a Fabio, grazie a Fabio. Poi andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è, siamo quasi alla fine, però c'è veramente tantissima roba e ce n'era ancora tanta altra da far vedere, da ricordare, però sarebbe troppa. Ron, vorrei incontrarti tra 100 anni, per chi ama il cantautorato italiano, la title track è una canzone famosissima. Poi finalmente torna la banda Bardot in vinile con l'ultimo disco del 2014. Questa uscita è dovuta purtroppo alla scomparsa di Enriquez, il frontman della band. La banda Bardot è un gruppo che ha sempre venduto tanto, sempre tanto richiesto, fortunatamente arriva anche... Vai Fabio. Johnny, però davvero chiedo scusa alla community per la mia ignoranza, se dovesse essere così, il contrario. Credo che Improponibile questo qua sia anche la prima volta che viene stampato in vinile. Mi sembra di sì, perché io non ricordo a memoria un vinile della banda Bardot del 2014, quindi ci sta che sia la prima pubblicazione in vinile, è molto molto probabile. Infatti la foto è un CD, la foto è una foto di un CD che già avevo a casa. Ecco, quindi ecco, ci siamo capiti. Qui c'è il nostro amico Litfiba Lasciodrom, Desaparecido, di cui abbiamo già detto. Ci sarà anche appunto 17 re della seconda giornata. Per caso sai che colore avranno i vinili? Per caso? Non ancora. Perché io ho cercato qualche informazione, però non sono riuscito a capire di che colori fossero. Solo quello, come si chiama? 17 re sarà, dovrebbe essere, mi sa che c'è scritto in questo, se apri aspetta, vediamo. Gold era quella uscita, però questo è nero. Ah, è nero? L'edizione limitata è nera. Non c'è proprio più non si riesce più a capire. Quell'altro era quella nera e quella delle Record Day, quella di solito è il contrario, però vabbè. Diciamo, guardiamo il lato positivo, Fabio. Guardiamo il lato positivo in tutto questo caos, ossia che ci sono tante persone che riescono ad avere questo disco ricercatissimo dei Litfiba a un prezzo comunque umano, che sia colorato, nero, Record Day o tradizionale o mercato tradizionale, riescono a portarselo a casa. È un po' confusionario, però ecco, guardiamo il lato positivo. Vorrei chiudere, perché questi due titoli di Charlie Parker e Gorillaz li hai già ricordati te all'inizio, vorrei chiudere con questa raccolta dei Rolling Stones, doppio vinile, costicchia un po', ma io ve la consiglio. Prima di tutto, se non conoscete la band, oppure se amate le raccolte come metodo per conoscere una band, questa qui viene ristampata in occasione del cinquantennale della pubblicazione originale di questa raccolta Hot Rocks, esclusiva naturalmente Record Store Day, su due vinili gialli 180 grammi con artwork originale, rivisto, addizionato, eccetera eccetera. Rimasterizzato dal grande Bob Ludwig negli Abbey Road Studios, e ci sono poche copie in tutto il mondo, quindi idea regalo da fare agli altri e a se stessi, ottimo. E qui chiudiamo con questa rapida carrellata sui dischi del Record Store Day, per tornare al grande Fabio, al quale chiedo: secondo te cos'è che venderai di più, così a naso, conoscendo un po' la tua clientela e la community di Vinicamente? Questa volta è difficile dirlo, perché sicuramente tantissimi sono i titoli italiani molto interessanti, che sai che a noi piace molto la musica italiana. Comunque credo, dati alla mano, Matt Bellamy sarà uno dei più, che non so se avete visto nelle immagini, Matt Bellamy sarà uno dei più venduti.
Perfetto, il tuo cuore dove ti porterebbe invece? Cos'è che ti piacerebbe che vendesse tanto? Adriano Pappalardo esce nella seconda edizione. È vero. Tutti, Johnny, scusami se lo dico, sono così. Vai. Però tutta la musica italiana, ogni volta che vendo un vinile di musica italiana mi emoziona un po' di più, e soprattutto come quando è stato ricevere i dischi di Mango e vedere che subito nel mio negozio i dischi di Mango, che era della nostra terra, sono stati stravenduti. A me la musica italiana, quando vedo che insieme a gruppi importanti comunque viene venduta musica italiana, mi fa piacere molto. Un'altra cosa, secondo te ce l'abbiamo sfangata il Record Store Day 2021 con solo due giornate più Black Friday, oppure torna anche ad agosto? È la terza volta che mi punzecchi con questa domanda, la terza volta te lo dico. Quest'anno ce la siamo sfangata sicuro. Perché mi permetto di dire questo? Perché se no avremmo già avuto gli order form delle prossime date. No, ce l'abbiamo fatta, sono solo queste due date, quindi dateci dentro. Però ovviamente il 27 di novembre, 21-27 di novembre, quando sarà il Black Friday, ci dovremo riaggiornare l'ultima data. Riaggiornare sempre. Per questa volta ce l'abbiamo fatta. Senti Fabio, allora siamo in chiusura, sì. Abbiamo parlato con molto piacere, è un'ora che è volata veramente via, io starei qui anche un'altra ora, però poi ognuno ha tanti impegni e non possiamo. Vuoi ricordare qualcosa in particolare oltre al codice sconto, anzi ai codici sconto da utilizzare sul sito? Allora, le cose in particolare che vorrei ricordare è questa. Se avete difficoltà in qualsiasi momento, come tutti i ragazzi della community sanno, potete scrivermi e contattarmi. Io, chi per i nostri collaboratori, vi risponderà sempre e nel modo più veloce. Soprattutto vi diamo la maggiore possibilità di assistenza possibile. Vi ricordo soprattutto di non dimenticare mai di inserire il codice sconto vinilicamente, dove quando andate ovviamente sul sito, che banalmente ricordo www.fireflyaudio.it, alla fine dell'ordine, quando vi chiede il codice, inserite vinilicamente. Soltanto inserendo lì il codice vi darà la possibilità di avere lo sconto del 10% per quanto riguarda tutta la discografia, che non significa soltanto la parte del Record Store Day, ma anche la discografia ordinaria, il catalogo normale. Quindi tutti i vinili e tutti i CD che sono sul tuo sito, giusto? Esatto, tutta la discografia. È importante, però, alcuni clienti, alcuni amici più che altro me l'hanno chiesto, se un vinile è già in promozione, okay, il codice non ha valore su quel vinile. Esempio, certo. Spesso sono già quelli delle edizioni vecchie, già il 30-40-50%, a quel punto il codice su quell'articolo non viene applicato in automatico, sì, perché questo già è c'era la promozione. Perfetto Fabio, io ti ringrazio. Naturalmente tutte le indicazioni che vi ha ricordato Fabio le trovate in descrizione, quindi lui è sempre molto disponibile per qualsiasi cosa, qualsiasi richiesta, qualsiasi dubbio, state tranquilli. Certo. Se lui può fare qualcosa per farvi avere il disco che state cercando, state certo. Tranquilli che lui lo farà. L'ultima cosa che vorrei aggiungere è questa: esiste un altro codice sconto che si chiama Johnny, che potete inserire sempre nella barra dei codici sconto, che riguarda invece tutto il resto del nostro negozio nella parte hi-fi, quindi se avete bisogno di ricambi piuttosto che del giradischi, piuttosto che di impianto hi-fi, ovviamente potete sempre chiamarci, ma se avete già individuato il vostro prodotto, lo volete mettere nel carrello, anche lì potete usufruire di uno sconto che è Johnny, e vi darà il diritto al 5% di sconto su quest'altro tipo di materiale. Perfetto Fabio, io ti ringrazio di cuore per questa chiacchierata, è stata veramente piacevole e spero che sia utile anche per tutti gli amici della community, per tutti i tuoi clienti che vogliono recuperare i titoli del Record Store Day, essere sicuri di riuscire a recuperarli. Il mio consiglio qual è? Sempre il solito: se c'è qualcosa che vi interessa tra quelli che abbiamo ricordato oggi o quelli che troverete sul sito, mi raccomando, se poi siete magari a corto questo mese, Fabio
per un po' di tempo ve lo mette da parte, chiaramente, esatto. Non è che li fate parcheggiare un disco per un anno, capisci a me, no, cioè capiamo. No, no, però se vi piace una cosa basta che me lo dite, tac. Garantisco, perché è la stessa cosa che faccio io, quindi andate veramente tranquilli. Fabio, io ti mando un abbraccio, in attesa prima o poi di farlo di persona. Lo facciamo virtuale, e cosa devo dire? Ci vedremo allora per il Black Friday di novembre. Grazie ancora e un saluto, e soprattutto buona musica. Ciao a tutti. Come siamo andati? Bene, aspetta che chiudo. End broadcast.